Sono capace di dire che ho l'impressione che il territorio sia praticamente una limitazione fisica di un luogo, è così che lo vedo, invece che il paesaggio è più che l'atmosfera di questo luogo, tutto che costruisce questo luogo, è quello che secondo me è il paesaggio, per cui sì, dovrei fare una distinzione fra questi due concetti, direi che uno non che sia più grande, ma che sia sì quasi come un impianto fisico di una dimensione X, e lì sì tu hai una conoscenza di quanto è, che il territorio è, in rispetto anche a quello che c'è intorno, ovviamente. Il paesaggio invece è una definizione che prende tutta l'atmosfera di un luogo, per cui quello che è costruito, quello che è all'intorno, con quello che è cambiante anche in questo luogo. Dopodiché siamo davanti noi qui a lavorare su territorio Marghera, il paesaggio di Marghera. Allora sì, il territorio di Marghera è un soggetto molto serio, perché sia per la storia, perché diciamo che è stato trovato questo luogo, questo territorio, e sì, che qui la parola territorio ha un'importanza incredibile, perché ha a che fare con tutto un intorno molto grande, che potevamo quasi dire che è strategico nel sud Europa, in questa parte d'Europa, e è stato così, tutto il Veneto, tutto il nord Italia, per dire, per quello che si è trovato un'area industriale così grande in un posto così preciso. E dopodiché a me, io quando penso a Marghera e al territorio Marghera, prima anche di arrivare al paesaggio, mi viene in mente che non ha molto poco che fare con Venezia, insomma non è per niente l'area industriale di Venezia, non l'ho mai guardato come l'area industriale di Venezia, non esiste quella, è l'area industriale di un'area molto più grande, molto più, con molta più influenza. Che fosse di Venezia. Per cui quando si pensa di come cambiare questo territorio, che oggi ha un paesaggio industriale fatto apposta per quello che è servito con quella scala grande che è 6 volte più grande di Venezia, quello che mi viene in mente è come se uno guardasse, per esempio, per dirvi come posso guardare questo territorio, come se uno guardasse una piattaforma petrolifera nel mezzo dell'oceano che non va più. Per cui cosa fare? E perché io penso che i territori, non, ossia le preesistenze, non sono sempre, non sono tutte uguali, ovviamente. Per cui questa artificialità di questo territorio, di questo paesaggio industriale di Marghera, che oggi è assolutamente, praticamente morto, potevamo dire, io lo trovo così grande che è un paesaggio che io penso come si può ridefinire questo paesaggio. Allora, forse si può ridefinire questo paesaggio lasciando che un paesaggio che noi tutti conosciamo dalla formazione di questa laguna veneta, siano i campi che l'acqua, possono ritornare un po' a riprendersi l'aria che una volta è stata presa per una funzione che oggi non va più. Però, come siamo anche davanti a una città come Venezia, io accetto che questo paesaggio del futuro di Porto Marghera possa essere ultra artificiale, anche se i suoi protagonisti vengono ad essere l'acqua e i campi. Ci farà una nuova città per il futuro, o un nuovo luogo per il futuro, dove questi due elementi esistono e coesistono insieme a un disegno di città che stiamo lavorando e che immaginiamo che possa servire per 100-200 anni nel futuro prossimo, diciamo. Beh, rispetto agli altri architetti portoghesi non potrei parlare, e poi stiamo sempre nello stesso punto, perché vedi, l'effimero. Quanto è effimero? Cosa definisci l'effimero, per dire di quanto tempo stiamo parlando? Io invece penso che non ho l'idea che le cose sono assolutamente finite, se possiamo dire così. Per cui delle volte mi interessa
costruire costruendo una base, costruendo una possibilità di continuazione nel futuro, in cui l'architetto non ha il bisogno di definire tutto, di essere sopra, di fare una sopra visualizzazione infinita di quanto quello che ha progettato. E quello già ci porta alla risposta dell'effimero, perché io credo che, come stiamo sempre lavorando su un territorio, un universo cambiante, che sta sempre, tutti i nostri luoghi dove siamo sono territori, sono luoghi cambianti, e così dobbiamo anche avere questa coscienza, in modo che quando stai proponendo, proponi anche con degli elementi costruttivi che hanno una longevità X, e che tu sai che possono, non, che le decisioni non hanno, non dipendono neanche tanto di quella opzione, perché se fosse leggermente diversa anche poteva andare bene. Ossia, non so se è quella la idea che ha chiesto lui, o per esempio anche il colore. Il colore è un elemento con cui io ho lavorato un po' in qualche progetto, e che ho una mi ha cominciato a interessare il colore, perché lo guardo come un materiale di costruzione, però quello che ha lo spessore più piccolo di tutti, diciamo, e che ancora ha una capacità cambiante enorme, perché dal bianco al nero tu cambi veramente lo spazio con questa materia costruttiva che ha micron di spessore. Per cui sono una quantità di ragionamenti che ci fanno pensare se l'effimero può esistere insieme a quanto tu puoi dire che è perenne.